Buongiorno a tutti, grazie di essere qua. Allora, i promessi sposi, scappate? State scappando? Oggi vi parlerò di questo, che io considero in assoluto sicuramente il più bel romanzo italiano dell'Ottocento, ma anche del Novecento. In assoluto uno dei più bei romanzi al mondo. L'ho insegnato ovviamente, l'ho insegnato a scuola per 38 anni perché poi ho quasi sempre insegnato alle superiori, in realtà ho insegnato un po' di più, ma ho già tolto dal conto gli anni delle medie in cui non parlavo dei Promessi Sposi. L'ho insegnato quando insegnavo nei primi 2 anni delle superiori. E poi, quando sono passata finalmente nel triennio, dove ho lavorato la maggior parte della mia vita, l'ho insegnato in quarta quando si faceva la letteratura italiana dell'Ottocento. Cosa raccontarvi di questo romanzo? Allora, partirei con un ricordo. Io ho fatto quarta e quinta ginnasio nel 69-70 in un liceo. E i primi 2 anni c'era un'ora di italiano che tutti chiamavamo I Promessi Sposi, perché era l'ora dedicata a questo romanzo. Lo leggevamo in 2 anni, una cosa terribile per quanto riguarda il godimento di un'opera di narrativa. Però lo odiavo anch'io, lo odiavo, detestavo fare i compiti che ci richiedevano di fare. Però l'insegnante di allora, che era quella che a me pareva un'anziana signora dai capelli bianchi con una grande crocchia dietro la testa, che ci faceva latino e greco italiano nel ginnasio, e che probabilmente era più giovane di quanto non sia io adesso, questa insegnante lo recitava. Lo recitava in maniera incredibile, passava tra i banchi e leggeva solo lei, però recitandolo. A me questa cosa è rimasta ed è piaciuta ed è una cosa che poi ho utilizzato anche quando è toccato a me presentare questo romanzo. Ovviamente non facevo così, non giravo tra i banchi declamando. Mi sceglievo una parte, di solito una parte minore, e lasciavo e distribuivo le altre parti ai ragazzi che lo facevano a turno. Perché ritengo che questo sia il più bel romanzo della letteratura italiana? Intanto perché è scritto come è scritto, ma analizziamo un attimo la storia. È una storia d'amore, di un amore contrastato ovviamente. Ma chi sono i personaggi di questa vicenda d'amore? Partiamo da Lucia. Su Lucia sono state scritte tantissime cose. Lucia che sembra è troppo buona, Lucia che è troppo zitta, Lucia che insomma, in realtà Lucia viene sempre un po' denigrata dai critici. Lucia invece chi era? Andiamo a vedere chi era Lucia. Lucia era un'operaia di una filanda, figlia di una madre vedova, quindi all'ultimo gradino della scala sociale, addirittura sotto di lei c'erano proprio solo le persone che morivano di fame. Era una ragazza esposta a qualsiasi tipo di oltraggio e persecuzione, come di fatto avviene. Lucia che si ritrova a dover rispondere, lei, piccola donna, non fragile, per niente fragile, perché prende le sue decisioni molto velocemente e molto decisamente, e si ritrova però esposta alla violenza di un prepotente, di quello che era un intoccabile nell'epoca in cui si svolge il romanzo. Don Rodrigo, ovviamente. Don Rodrigo che cosa vuole sostanzialmente? Vuole portarsela a letto, questo non viene mai esplicitato, no? In classe, a scuola, ma di fatto questo vuole.
vuole portarsela a lei, di sicuro non vuole amarla, di sicuro non vuole sposarla, quindi rientrerebbe in quei casi sicuramente che oggi definiamo di stupro. E potrebbe addirittura sfociare in quello che oggi noi chiameremmo un femminicidio. Cosa fa Lucia per lottare contro questo evento tragico che si sta profilando nella sua esistenza? Intanto, ovviamente, la prima volta che riceve attenzioni da Don Rodrigo si mescola alle compagne, perché Don Rodrigo va a aspettarla fuori dalla fabbrica e cerca di convincerla con le buone, con le lusinghe, ad andare con lui. Quando capisce che Lucia non lo farà mai, la rapisce, la fa rapire dai suoi sgherri, i bravi, e con l'aiuto anche di un altro personaggio poco raccomandabile, anzi proprio al limite del delinquenziale, anzi senza limite, un delinquente, che è l'innominato, che poi avrà tutta una conversione, perché poi qui entra in gioco tutta la visione religiosa del Manzoni. Manzoni aveva una visione molto religiosa dell'esistenza, ma non ortodossa, non filocattolica. Infatti vediamo che, per esempio, il parroco Don Abbondio è un personaggio risibile sotto tanti aspetti, meschino, pauroso, anche perché è un altro debole che si ritrova a combattere con un forte contro il quale non può vincere, esattamente come Lucia. Ma a differenza di Lucia, che oggi diremmo, viene un'espressione colorita, tira fuori le palle, e si oppone. E Lucia è così determinata nella sua azione contro Don Rodrigo che non chiede neanche l'aiuto delle due persone a lei più care, cioè la mamma, un po' per non mettere nei guai anche lei, e un po' perché non si fida, sa che la mamma è fragile, sa che la mamma non può proteggerla, quindi non la coinvolge. E Renzo, perché non coinvolge Renzo e Lucia? Perché sa che Renzo tutto quello che farebbe è andarsi a scontrare con Don Rodrigo per tutelare il suo onore, e sicuramente ci rimetterebbe la pelle. Sa che Renzo è una testa calda, come viene detto nel romanzo, quindi non rifletterebbe, non affronterebbe la cosa dando il giusto peso alla potenza di Don Rodrigo. Non ne avrebbe neanche gli strumenti. Di conseguenza, lei è innamorata di Renzo, ma sa queste cose di Renzo. Di conseguenza si rivolge all'unica altra persona davvero forte nel romanzo, che è Fra Cristoforo, che non appartiene al clero secolare, è un frate cappuccino, un frate molto sui generis. Non stiamo qui a rifare tutta la storia, c'è il bellissimo capitolo in cui Manzoni ci racconta la storia di Fra Cristoforo. E si rivolge a lui e insomma mette in atto tutta una serie di strategie. E questa è una parte della storia. L'altra parte della storia è tutta la ricerca storica che il Manzoni ha fatto per scrivere questo romanzo, che è ambientato nella seconda metà del 1600, in una parte ben precisa d'Italia, dove in pratica si stava fermando la rivoluzione industriale anche da noi, e coinvolge delle persone che appartengono alla classe sociale più bassa, perché anche Renzo non è proprio un operaio, un piccolissimo artigiano, però in parte farà anche l'operaio, perché quando è costretto a scappare farà l'operaio, poi viene reclutato, viene fatto ubriacare e reclutato dai... Scusate, da dei soldati. Abbiamo l'episodio dell'assalto al forno delle Grucce, che anche questo è un episodio storico che è realmente avvenuto, quindi le rivolte per il pane, la fame dei contadini, la guerra, la guerra più o meno consapevole,
dei poveri contro i signori che tutto possono e che hanno anche persino la legge dalla loro parte, perché nonostante le numerose grida che se non mi interessa potete benissimo saltare, nulla toglie alla storia, se voi saltate tutte queste grida, però se avete la costanza di leggerle e che rimandano a delle grida reali emanate appunto nel 1600 in Italia o perlomeno in quella parte d'Italia che è una parte della Lombardia, a cavallo tra la Lombardia e il Veneto, sostanzialmente la zona di Como, voi capite già tante cose del nostro paese, cose che purtroppo sono cambiate proprio in minima parte, cioè che c'è un'enorme quantità di leggi, non è che manchino le leggi ci sono, ma sono talmente tante che sembrano fatte apposta per confondere e per dare agli avvocati la possibilità, azzeccagarbugli come li chiama lui, la possibilità di proteggere comunque i potenti a scapito del popolo. Siamo nell'Ottocento, periodo in cui il popolo comincia a diventare importante per tanti motivi. Adesso, insomma, ci vorrebbe una lezione a parte, una lezione, ecco, mi è scappato, a parte per questo. Questa tematica, però questo è. Quindi è la prima volta che due personaggi del popolo entrano da protagonisti all'interno di una narrazione che è inventata nei personaggi, ma che è accuratissima sul piano storico ed è accuratissima anche nella lingua, perché Manzoni, lo sapete, scrisse in italiano. E quale italiano però? L'italiano che si parlava dalle parti sue, cioè nel milanese. E quando se ne rende conto di aver scritto tutto questo con delle inflessioni, perché glielo fanno notare, con delle inflessioni di natura dialettale, va a Firenze, va a vivere per un anno a Firenze e lo riscrive, imparando, correggendo tutti quei lombardismi che erano presenti nella prima edizione. Poi, come finisce questa storia? Questa storia finisce ovviamente bene con un matrimonio, ma in mezzo accade di tutto, dal rapimento di Lucia, dal tentativo di violenza e di stupro da parte di Don Rodrigo che non va in porto solo perché interviene la Divina Provvidenza, qua entra un po' in gioco la visione religiosa di Manzoni che come dire, fa convertire l'innominato, altro personaggio esistito realmente. C'è la storia della monaca di Monza, che è quella che avrebbe dovuto proteggere Lucia, anche perché è rappresentante del clero, esattamente come Don Abbondio, nessuno dei due lo fa, anzi, la mollano proprio alla sua sorte, l'unico che si occupa di lei, riuscendoci solo fino a un certo punto, è proprio Fra Cristoforo. La monaca di Monza, che in realtà è la storia di un'altra violenza su una bambina in questo caso, una bambina che viene costretta sin da piccolissima, ad accettare il fatto che la sua vita sarà quella di essere reclusa in un monastero. E non viene dato alcuno scampo a questa bambina, non viene perdonato neppure un amore adolescenziale, o perdonato, o capito. E di nuovo la storia di una violenza su una donna. Questa donna farà poi a sua volta del male a un'altra donna, come ahimè, capita, capita, perché non perché così vanno le cose e finché appunto noi donne non smetteremo di fare ad altre donne quello che ci è stato fatto, non faremo dei grandi passi avanti. E poi c'è la tematica della peste. Ora sulla peste ci sarebbe da fare un altro video, anche qui.
La peste in Europa ha avuto una valenza molto forte, non tutte le volte che un narratore ha raccontato una pestilenza di quelle che hanno sconvolto l'Europa, parlava di quella che è scientificamente il batterio, di quello che scientificamente è davvero il batterio della peste. Veniva chiamato genericamente, noi oggi l'abbiamo capito, allora non lo sapevano ovviamente. Nella nostra storia, a partire dalla peste omerica, abbiamo raccontato, definito come peste tutti quei tipi di pandemia che colpivano in massa la società, ma distruggendola, cioè non soltanto, uccidendo le persone o gli animali, ma addirittura le istituzioni. La parola peste sì, fa riferimento allo Yersinia pestis, ma che è il nome del batterio di questa malattia, ma che è quella raccontata qui da Manzoni. Ma noi oggi sappiamo che quando altri ci parlavano di peste, raccontandoci i sintomi e quello che accadeva, non sempre era peste, a volte erano malattie legate più al tifo, insomma, ad altre patologie. Ma avevano tutte in comune il fatto di rappresentare un annientamento delle istituzioni e delle regole sociali e delle regole familiari. Non c'era più chi faceva rispettare le leggi, non c'era più, c'era una corruzione altissima, ognuno faceva da sé. Se nella famiglia si ammalava qualcuno, questo qualcuno era costretto a morire solo perché veniva abbandonato. L'abbiamo visto anche noi purtroppo di recente, di fronte a una malattia fortemente contagiosa. Sono cose che accadono e forse in parte non può essere diversamente. Noi oggi per fortuna avevamo dei mezzi più moderni per affrontarle. Allora l'unica era salvare chi si era salvato. E chi riusciva a salvarsi e lasciar morire chi si era infettato. Poi ci sono dei casi particolari, chi non si è sentito il cuore gonfio davanti alla storia di Cecilia, della mamma che si ammala e muore per accudire tutti i suoi bambini che si sono ammalati. Cecilia in realtà era la figlia. La peste viene raccontata in quello che è sì il suo aspetto umano, ma anche il suo aspetto sociale. Cioè, ripeto, l'annientamento delle strutture sociali. Ci viene raccontata una Milano, come dire, abbandonata a se stessa, abbandonata a se stessa. Pensate se dovesse accadere oggi, sarebbe ancora più violenta di quella che una città diventerebbe, Milano, ma qualunque città diventerebbe ancora più violenta di quello che era diventata nel 1600. Allora, spero di avervi convinto a leggerlo, perché è veramente un romanzo che merita, eh? Ve lo ripresento. Di superare i possibili blocchi e rifiuti che sono nati in voi quando andavate a scuola. Il Ministero dell'Istruzione ha fatto questa scelta, un po' incredibile, di obbligare la lettura di questo romanzo come, come se fosse una vera e propria disciplina a parte. Molti insegnanti oramai non lo fanno più, quindi non so se vi è capitato o no. Io ho continuato a farlo, ma con un altro metodo, almeno ci ho provato. Vi ringrazio, vi parlerò di altro e di altri romanzi, come ho detto nel video precedente, se volete suggerirmi dei testi, accetterò i vostri suggerimenti molto seriamente e andrò a leggermi questi testi o se li conosco già, troverò un modo di presentarveli. Vi ringrazio, iscrivetevi, cliccate sulla campanella e un abbraccio a tutti, a presto.
Ciao.